Signori, tanto buonasera per tutti ragazzi, qui Mr. Frank che vi parla. Come vedete, siamo su un gioco molto 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 particolare. Siamo sulla remastered, totalmente ufficiosa e non ufficiale, di Crash Bandicoot 3. Guardate che grafica, rimasterizzato signori con la Unreal Engine 4. Cioè, lascio a voi i commenti, guardate che bomba. Totalmente uguale e... cioè, anzi, migliorato. I livelli sono gli stessi. Naturalmente questo, vi ripeto, è stato un progetto fatto da, diciamo, dei ragazzi in modalità tutta quanta fanbase, diciamo. Non c'è alcun tipo di scopo di lucro dietro e naturalmente quindi non è neanche un progetto finanziato da Sony o roba del genere. Sappiamo che arriverà il remastered ufficiale di Sony, questo non è per il momento quello ufficiale, ma appunto per farvi vedere il potenziale che c'è nello sviluppo di questi giochi con la Unreal Engine 4. Comunque, bando alle ciance, abbiamo già parlato troppo. Guardate che bomba, riflesso delle ombre e tutto quanto. Vabbè, è uno spettacolo, ok ragazzi, sono fomentatissimo. Però io sto giocando adesso, raga, sul PC, ok. E qui crepo sicuro, no, va bene. E non so minimamente i comandi, tranne quelli di salto. Qui vado giù, no, oh, ok. Ah ok, ci posso arrivare fino a qui, ok. L'idea, raga, a posto, grande GG, gran partenza. Siamo ripartiti, ok, gran partenza signori. Vi ripeto, non mi ricordo minimamente più come sono i pulsanti o nulla. Cioè non, in realtà non l'ho mai saputo, visto che siamo su PC, non ho mai giocato a Crash su PC. L'idea di questo video era farvi vedere più o meno insomma com'è. E se vi può piacere l'idea, fatemelo sapere con un commento e un pollice in su. Fuck you water, non mi avrai. Oh, oh, oh. No, 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 ma come devo... Ah, devo saltare dalla... No, ma era difficilissimo, cioè... Difficilissimo, difficilissimo. Io non mi ricordo minimamente questo livello. Un disastro. Fatemi sapere se vi può piacere l'idea di un walkthrough. Adesso non so in realtà se c'è solo questo livello o già tutto il gioco è già stato rimasterizzato, perché siamo in ancora una fase di beta. Lo scopo di questo video, insomma, era farvi vedere che c'è la possibilità di scaricarlo e c'è la possibilità di giocarci. E se voleste scaricarlo, vediamo di lasciarvi il link in descrizione, in modo che così lo potrete giocare anche voi. Ok, adesso è il momento verità, eh. Oh! No, dai, avevo fatto... Incredibile. Avevo premuto per fare la giravolta, diciamo, la raffica. Niente, ma ha devastato. Ragazzi, difficilissimo sto livello. Comunque, altro disclaimer, è ancora in fase di beta questo gioco. Quindi non so cosa significa, cioè so cosa significa l'essere in fase beta del gioco, ma non so per questo gioco cosa significhi, nel senso se è soltanto questo livello allora disponibile, essendo una beta, o se appunto già il gioco, diciamo, è un buon punto nello sviluppo, ma magari bisogna ridefinire alcuni dettagli. Non so appunto cosa intendano, se riesco a parlare in italiano sarebbe meglio, cosa intendono gli sviluppatori. No raga, è devastante qui il pinguino mummia. Boh. Quindi non so appunto, vi ripeto, se c'è solo questo livello o ci sono altri video o altri livelli. Non è manco detto che ci arriviamo a superarlo, perché ancora qui dobbiamo superare il primo checkpoint, quindi sembra molto promettente, insomma, come serie. Arrivare alla fine del primo livello potremmo fare, come se Road to livello 1 completed. Comunque, quindi vi dicevo, lasciatemi un commento e un pollicione, fatemi capire... Ok, se vi può piacere come idea di video. Devo un attimo... Olè! Olè! Ce l'abbiamo fatta. Avanti così. Guardate gli effetti anche del coso, nitro non la vogliamo. Oh, piano amico. Posto. Tutta sta qua. Non io l'avrei. Cosa dovrei. Cosa devo fare? Raga, è impossibile sto livello, boh. È impossibile. Ok, ormai abbiamo preso dimestichezza con il tipo. Almeno non moriamo più lì. Ah, forse devo...
Non mi ricordo però com'era la proprietà. Ecco, non era quello. Era soltanto la TNT che esplodeva. Dopo c'era il countdown, la nitro invece esplodeva subito. Niente, ragazzi, totalmente arrugginito. Comunque, ragazzi, purtroppo ho veramente pochissimo tempo per registrare adesso, quindi devo già chiudere il video. E fatemi sapere, appunto, vi ripeto, se volete vedere di più di questo gioco. Magari riuscirò in un altro video a portarvi tutto il livello completo, così magari vedete anche com'è. Il resto, questo era soltanto il primi, non so, 10% del livello. E così almeno avete un'idea migliore di come è stato rimasterizzato nel totale questo livello. E vediamo anche poi se ci sono altri livelli oppure si tratta soltanto di questo. E detto questo, comunque, grazie mille per la visione. Fatemi sapere un pollice in su e un commento, appunto, se voleste vederne di più. Un saluto da Mr. Frank, ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video.